corre la 105esima edizione della Targa Florio, convertita in un rally, ma che comunque rappresenta la naturale prosecuzione della corsa automobilistica più antica del mondo. E così mi sorge l'idea di farvi conoscere il conte Giulio Masetti, che fu uno dei piloti più importanti della Targa, un pilota che è rimasto nell'albo d'oro e che interpretò lo spirito dell'automobilismo fino all'estremo sacrificio. Un pilota che indiscutibilmente fu negli anni 20 l'idolo dei termitani, suoi grandi, ferventi ammiratori. Intanto vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube cliccando sull'icona qui nell'angolo destro. Fatelo subito. Fatto? D'accordo. Ma chi era Giulio Masetti? Giulio Masetti era un aristocratico, un conte, originario di Vinci, dove la famiglia aveva un castello. Vinci è un grazioso paesino a 50 km circa da Firenze, un borgo famoso per avere dato i natali il 15 aprile del 1452 a Leonardo da Vinci. E lui, il conte Giulio Masetti da Bagnano, nasce a Vinci 443 anni dopo Leonardo, ed esattamente il 22 dicembre del 1895. E rappresenta l'ardimento e la passione per l'automobile della gioventù bene degli anni 10 e 20 del secolo scorso. Il giovane Giulio, figlio d'arte, visto che suo padre è Pierpaolo Masetti, è già un appassionato corridore automobilistico, compra la sua prima auto da corsa, una Fiat S57, direttamente da quel gran pilota che fu Antonio Ascari. Macchina che Masetti utilizza subito in alcune gare in Alta Italia. Attraverso amici e notizie di stampa si appassiona da lontano alla Targa Florio e decide di scendere in Sicilia per parteciparvi. Intanto sul grande schermo dietro di me vedete scorrere alcuni spezzoni di un bel video d'epoca che si riferisce alla Targa Florio del 1926. Una chicca. Bene. Masetti nel 1919 partecipa alla decima targa, e fu la sua prima targa, e si piazza al quarto posto con quella Fiat acquistata da Ascari. La targa viene vinta dal francese André Boillot. Nel 1921 la sua prima vittoria. Fu un vero capolavoro, in quanto riuscì a sconfiggere con un mezzo molto meno potente gli squadroni dell'Alfa Romeo e della Mercedes, che erano giunti in Sicilia, qui a Cerda, con l'intento di vincere a tutti i costi. Nel 1922 la Mercedes rifiuta di inserirlo nella squadra perché ritiene che la vittoria dell'anno precedente sia stata casuale. Masetti allora decide di acquistare personalmente una Mercedes e, dopo averla ridipinta in colore rosso Italia, si presenta alla partenza. Il conte bissa il successo dell'anno precedente battendo le due Bailot ufficiali e le vetture dell'Alfa Romeo, e dimostra che la vittoria del 1921 non era stata fortuna come asseriva la Mercedes. Nel 1923 si classifica quarto su un Alfa Romeo, mentre nel 1924 si classifica secondo ancora su Alfa Romeo, dietro a Christian Werner su Mercedes. Nel 1925, a seguito di polemiche nate per via del suo passaggio ad una casa costruttrice straniera, non partecipa alla targa, ma promette a Don Vincenzo Florio che sarà presente
nella successiva edizione. Nel 1926, mantenendo fede alla sua promessa, scende nuovamente in Sicilia per correre la 17ª edizione della corsa, la sua ultima corsa. Quando alle 7:33 del 25 aprile del 1926, vedete il filmato originale, scatta dalla linea di partenza con una Delage a cui è stato assegnato il numero 13. Doveva correre con una Darrac. Non pensa certo in quel momento che sarebbe stata la sua ultima targa Flori. Dopo 20 minuti circa dalla partenza sta recuperando sul suo compagno di squadra Albert Divo e tutto lascia presagire che sarebbe stata una giornata importante per lui, ma il suo destino purtroppo era un altro. Era quello di essere uno dei pochissimi piloti tra il 1906 e il 1907 a perdere la vita alla targa Flori. L'altro pilota fu il povero Fulvio Tandoi nel 1971. E nell'affrontare due curve in sequenza tra Sclafani Bagni e Caltanuturo, il conte Masetti esce di strada e, cappottandosi, rimane vittima della sua stessa irruenza. Poco dopo che la corsa è iniziata e quando molti dei 34 concorrenti non hanno ancora preso il via, arriva al palco dei giornalisti una notizia allarmante. Masetti ha un incidente. Il pilota forse è illeso. La sua vettura è danneggiata. Purtroppo l'incidente è molto più grave di quanto quelle prime notizie fanno pensare. La vettura non ha subito alcun danno, ma Giulio Masetti è morto. Un carabiniere che presta servizio lungo il percorso assiste all'incidente, vede che la vettura si impenna, sale sul terrapieno e poi rotola giù capovolgendosi. Masetti è ancora vivo quando il carabiniere, accorso sul posto, cerca di aiutarlo a uscire dalla vettura. Il pilota fa uno sforzo per rialzarsi, ma subito ricade a terra. Morto, purtroppo. È vestito come al suo solito, tutto di colore bianco e cintura di cuoio marrone con fibbia in argento. La causa più probabile dell'incidente è un difetto del sistema frenante e di questo stesso difetto si lamentano anche i piloti delle altre tre Delage della squadra ufficiale. Muore così a 31 anni uno tra i più puri rappresentanti dello sport automobilistico italiano. La Delage si ritira dalla gara come segno di lutto. Lutto che colpisce anche tutti i tifosi, in particolare i siciliani, i tifosi siciliani, ma soprattutto i tifosi termitani che sul circuito delle Madonie lo avevano visto vincere per due volte, tant'è che gli dedicheranno un cippo nel luogo dell'incidente per onorarne la memoria. La salma viene portata con una autoambulanza a Termini Imerese e viene allestita la camera ardente nel garage del Delage, un magazzino alla marina dove fino a una ventina di anni addietro era allocato un deposito di legnami, forse Carmeni se non ricordo male. A Termini giunge il fratello Carlo e il cognato, il conte Castelbiando, per riportare a Vinci la salma del loro congiunto. Tutto il popolo termitano rende omaggio a Giulio Masetti e lo accompagna alla stazione ferroviaria per il suo ultimo viaggio a Firenze. Intanto vedete alle mie spalle tre rarissime foto dei suoi funerali. Siamo in Corso Umberto e Margherita. Precede il feretro
portato a spalla dai meccanici e dai corridori presenti, precede, dicevo, il canonico Rocco Cusimano e tutto il clero termitano. Seguono tutte le autorità della città, il sindaco, il presidente del tribunale, il procuratore del re e tanti, tanti corridori. Maserati, Divo, Costantino e tantissimi altri. Centinaia le corone di fiori arrivate da tutti i paesi delle Madonie. Giulio Masetti lascia Termini Imerese accompagnato da una toccante marcia funebre. La famiglia Masetti, subito dopo la morte, riconoscente per l'affetto dei termitani verso il loro congiunto, fa collocare nella maggior chiesa una lapide in marmo pregiato per ricordare il loro caro Giulio, che era particolarmente legato alla città di Termini Imerese, dove veniva a soggiornare per lunghi periodi per preparare la corsa. E partecipava anche a degli spettacoli qui a Termini, al Teatro Helio. La lapide negli anni Ottanta viene inspiegabilmente tolta e collocata in un sottoscala. Era murata, se qualcuno ancora lo ricorda, entrando a destra. Nel 1996, per iniziativa di Franco Amodeo e dell'allora sindaco in su giunta, lo splendido marmo viene ripescato e collocato nella galleria delle carrozze del Grand Hotel delle Terme, che dall'inizio del secolo e per tanti anni fu quartiere generale della targa. Oltre ad essere un grande pilota di auto da corsa, Giulio Masetti fu un grande benefattore e a lui si deve la nascita del Museo Leonardiano da Vinci. Fu per sua volontà, infatti, che la Rocca dei Conti Guidi, e che era il castello della sua famiglia, divenisse di proprietà del comune stesso. Un dono che però aveva una condizione. Il castello doveva divenire luogo di divulgazione di Leonardo e del suo genio. Doveva divenire, insomma, un museo leonardiano, quello che ora effettivamente è. Un ricchissimo museo dove sono esposte tante raccolte dedicate ai molteplici interessi di Leonardo. Un museo che ho avuto modo di visitare nell'estate del 2019 e dove ho avuto la sensazione che il genio di Leonardo e la munificenza del conte Masetti, idolo dei termitani degli anni venti, suoi grandi ferventi ammiratori, si fondono in un sublime connubio tra ingegno e prodigalità, tra arte pittorica e passione per le corse di auto. E anche qui, in questo museo, in fondo, per chi conosce la storia del conte Masetti, si respira aria di Targa Florio e di Termini Imerese. Che volete di più dalla vita? Alla prossima!